Buonasera, buonasera alle 18 e un minuto in diretta su Rete 8 Sport. Faremo un riepilogo di questo pomeriggio calcistico. Naturalmente ricordiamo che il Teramo tra circa mezz'ora scenderà in campo sul terreno della Vicenza, allo stadio Menti, una partita molto importante per la squadra biancorossa che domenica scorsa aveva riposato, aveva inaugurato questo campionato con un prezioso risultato di parità 1-1 a Porto Groaro contro il Mestre. La rete, tra l'altro bellissima, straordinaria, di Bacio Terracino, che oggi giocherà dall'inizio, ma per le formazioni poi ci collegheremo con il nostro Paolo Durante. Intanto però dobbiamo ricordare Gino Dicenzo, perché il calcio pescarese ha perso un pezzo di storia. Eccolo qui, lo vedete in questa foto d'archivio, grazie a Max Paciglio. Ieri è venuto a mancare Gino Dicenzo, aveva 81 anni, è stato il portiere che ha vestito per più tempo più di 200 presenze, pensate, la maglia della Pescara. Dicenzo è stato anche allenatore delle giovanili, preparatore dei portieri e talent scout. Sul finire della carriera in Abruzzo ha militato nella Gloria Chieti, nel Giulianova e nel Termoli. Fu notato mentre giocava in strada con gli amici da Umberto De Angelis, l'ex centrocampista della Strapaesana, lo convinse ad entrare nella rinascita Pescara, che diventò così la sua prima vera squadra. Poi, dopo una stagione all'Ursus, Dicenzo fu ingaggiato dalla Pescara, era il 1951, ci ha giocato sino alla 66 con una parentesi nel Rimini, stagione 61-62. Nel Pescara successivamente ha curato la crescita di tanti ragazzi, tra l'altro è stato anche allenatore della Primavera nella stagione 1986-87, ma ha cresciuto appunto tanti ragazzi che poi sono diventati ottimi portieri come Gianluca Pacchiarotti, Giuseppe Gatta e Morgan De Sanctis. Per me, ha detto De Sanctis, è un giorno triste. Gino è la persona, ha detto De Sanctis, che assieme alla mia famiglia ha determinato la mia carriera da sportivo e la mia vita da uomo. Sono profondamente addolorato. Questo è il ricordo di Morgan De Sanctis, il nostro ricordo, anche perché insomma Gino Dicenzo, tra l'altro, a cui ero legatissimo io personalmente, è stato spesso e volentieri ospite dei nostri salotti, persona tra l'altro molto genuina, una persona vera, oltre che essere un grande competente di calcio, ci mancherà. I funerali, lo ricordiamo, domani alle 10 nella parrocchia dello Spirito Santo a Pescara. Naturalmente il nostro cordoglio, le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Allora, abbiamo detto il riepilogo della giornata per quanto riguarda, partiamo intanto dalla Serie A, perché si è da poco conclusa la partita tra Lazio e Milan. Lazio-Milan è cominciata alle 16. Allora, ieri Juventus-Chievo 3-0, autorete di Etemay, Higuain e Dybala, i marcatori della squadra di Max Allegri. Sampdoria-Roma è stata rinviata per maltempo. Inter-Spalla oggi alle 12.30, 2-0 il verdetto finale. Icardi sul rigore al 27esimo, all'87esimo Perisic. Atalanta batte Sassuolo 2-1 al 28esimo. Aveva illuso Sensi per la squadra di Christian Bucchi, poi lo svedese Cornelius ha pareggiato al 35esimo, gol partita firmato da Petagna al 77esimo, era stato tenuto inizialmente ai margini da Giampiero Gasperini, dunque gol vittoria firmato da Petagna. Cagliari batte Crotone 1-0, ha deciso Sau al 33esimo, Udinese batte Genoa 1-0, Yankto al 16esimo del primo tempo, espulso Bertolacci al 37esimo, Bertolacci giocatore del Genoa, ma espulso anche Pezzella al 79esimo, esterno sinistro della squadra di Del Neri. A Verona, a Valanga, la Fiorentina 5-0 sulla squadra scaligera, al secondo Simeone, al decimo Terò su calcio di rigore, al 24esimo Astori, al 62esimo il francese Veretout, centrocampista del 93, lo scorso anno al Saint-Étienne, all'89esimo quinto gol firmato da Diaz, portoghese, in prestito
prestito dal Monaco. Lazio batte Milan 4-1, un pesante rovescio esterno per la squadra di Montella. È stato un pomeriggio straordinario per Ciro Immobile, autore di una tripletta al 38esimo, 42esimo e 48esimo, al 50esimo il gol di Luis Alberto e al 56esimo ha accorciato le distanze per il Milan Riccardo Montolivo. Da 6 minuti in campo Benevento e Torino, il primo dei due posticipi, l'altro naturalmente alle 20:45 di fronte Bologna e Napoli. Vediamo per un attimo la classifica del massimo campionato. La Juventus comanda insieme con l'Inter a quota 9, Lazio 7, Napoli, Sampdoria, Milan 6, Torino 5, Bologna e Spal 4, Roma, Fiorentina, Udinese, Atalanta, Chievo e Cagliari 3, ad un punto Benevento, Genoa, Sassuolo, Crotone e Verona. Questa dunque la classifica parziale del massimo campionato. Passiamo ora al campionato di Serie B, perché è in corso di svolgimento tra l'altro Parma-Brescia. Siamo al 36esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale allo stadio Tardini, dunque Parma 0 Brescia 0, ma siamo soltanto al 36esimo. Questi i risultati: ad Ascoli Novara batte Ascoli 2-1, Avellino batte Foggia 5-1, a Bari Venezia batte Bari 2-0, Carpi Salernitana 1-0, Salernitana che sarà la prossima avversaria del Pescara sabato allo stadio Arechi con inizio alle 15. Cittadella Perugia, il posticipo in programma domani alle 20:30. A Palermo, Palermo ed Empoli 3-3. Poi Pescara Frosinone 3-3 giocata venerdì. Tra poco andremo a rivedere i riflessi filmati, le azioni più importanti di questa partita con alcune dichiarazioni rilasciate da Zeman nel post gara. A Vercelli Cremonese batte Pro Vercelli 4-1, Ternana Cesena 1-0, Spezia Entella 2-1. La classifica aggiornata di questo campionato la vediamo insieme, naturalmente 0-0 tra Parma e Brescia, domani Cittadella Perugia con inizio alle 20:30, il Carpi a 9 punti, il Carpi è la grande rivelazione di queste prime tre giornate, il Carpi che è stato rivisitato più o meno in toto, affidato a un giovane allenatore calabro che lo scorso anno ha fatto molto bene nella Virtus Francavilla in Serie C, Girone C, classificandosi al quinto posto e dunque guadagnando anche l'accesso ai playoff. Dunque molto bene il Carpi in questo avvio di stagione. Frosinone Parma 7 punti, Perugia, Cremonese e Avellino 6, Palermo 5 insieme con il Venezia, l'Empoli e la Ternana, Pescara 4, Cittadella, Bari, Ascoli, Novara e Spezia 3, Salernitana e Brescia 2 punti, Cesena, Entella e Foggia 1 punto, con la Pro Vercelli a quota 0 e insomma per quanto riguarda la Pro Vercelli 3 partite 0 punti, il tecnico Gianluca Grassadonia sembra già in discussione, sapremo nelle prossime ore se ci sarà il primo avvicendamento alla guida tecnica di un club di Serie B. Sono trascorse soltanto 6 giornate. Diamo uno sguardo anche al campionato di Serie D, questo è il prossimo turno per quanto riguarda la Serie B. Ripetiamo, la squadra di Zeman sarà di scena a Salerno, stadio Arechi, sabato con inizio alle 15, il quadro completo degli incontri: Brescia Pro Vercelli, Cesena Avellino, Cremonese Carpi, Empoli Ascoli, Entella Ternana, Foggia Palermo, Frosinone Bari, Novara Cittadella, Perugia Parma, Venezia Spezia e appunto Salernitana Pescara. Vediamo invece quello che è successo in Serie D e poi passeremo naturalmente anche alla Serie C. Ci faremo dire da Paolo Durante quale sarà la formazione del Teramo che scenderà in campo tra circa 20 minuti al Menti di Vicenza. Allora, questa è la Serie C con le partite che si sono disputate: Mestre Gubbio 1-1, Sant'Arcangelo Bassano 0-2. Sono in corso naturalmente queste partite. No, solo Sant'Arcangelo Bassano, Mestre Gubbio è finale. Allora, Mestre Gubbio, mi dice la regia, è finale, quindi 1-1, in corso Sant'Arcangelo Bassano. Per il momento il Bassano in vantaggio per 2-0. Naturalmente il resto del programma tra le 18:30 e le 20:30, ma c'è una partita che si giocherà domani, ovvero Reggiana-Modena con inizio alle 20:30, il posticipo della terza giornata di Serie C, Girone B. Vediamo ora il quadro completo dei risultati nel Girone D, dunque girone nel quale sono incluse le 7
e sorelle abruzzesi, Fabriano Agnonese 1-0, Jesina Recanatese 0-0, Monticelli Campobasso 1-2, a Sulmona, giocata ieri, Francavilla batte Nero Stellati 7-0. A Pineto, seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Daniele Amaulo, San Marino batte Pineto 1-0. A San Nicolò, il Matelica, o meglio, si è giocato credo proprio a Morro d'Oro, se non vado errato, sì. Matelica batte San Nicolò 1-0, San Giustese, Castelfidardo 3-1, Vastese, Avezzano 1-0, deciso nei minuti iniziali della partita Nicola Fiore, e poi Vis Pesaro, L'Aquila 2-1, questo è finale mi pare, regia, perché la partita è cominciata alle 16, dunque prima sconfitta stagionale per la squadra di Battistini, che aveva riequilibrato momentaneamente le sorti della partita con Boldrini, si era portato in vantaggio la Vis Pesaro con Baldazzi. Risultato finale dunque, Vis Pesaro batte L'Aquila 2-1. Vediamo la classifica aggiornata dopo due turni, in testa a punteggio pieno tre squadre, Vis Pesaro, Matelica e la matricola Fabriano, che qualcuno aveva già detto sarebbe stata la Cenerentola di questo campionato. In realtà il Fabriano, che aveva vinto la finale lo scorso mese di giugno contro il Francavilla, finale del campionato di eccellenza, insomma si è presentato già con due vittorie, dunque un ottimo avvio per la matricola marchigiana. San Giustese, Campobasso, San Marino e Vastese 4 punti, Francavilla, Castelfidardo, L'Aquila e Agnonese 3, Jesina 2, Avezzano e Recanatese 1 punto, e poi a quota 0, dunque ancora al palo, Monticelli, San Nicolò, Pineto e Nero Stellati. C'è stata anche la prima sconfitta stagionale per l'Avezzano dopo lo 0-0 al debutto allo Stadio De Marsi contro la Jesina. Dunque Avezzano di Federico Giampaolo sconfitto a Vasto 1-0, gol di Fiore nei minuti iniziali della partita. Parma-Brescia, 42esimo del primo tempo, 0-0 il parziale in questo primo posticipo del campionato di Serie B. Domani Cittadella Perugia alle 20:30. Per quanto concerne invece il campionato di eccellenza, questi i finali: Alba Adriatica Martinsicuro 1-1, a Miternina Miglianico 0-1, Angolana Capistrello 2-0, Paterno Acqua e Sapone 1-1, River Chieti Giulianova 1-1, sì, leggo bene, San Salvo Penne 1-1, San Buceto Cupello 1-0, Spoltore Chieti 0-0. Abbiamo fatto vedere questa partita con la telecronaca di Sergio Zappalorto nel corso di diretta calcio di Marco Tottodonati, e poi Torrese Montorio 1-0. Vediamo ora la classifica aggiornata quando sono le 18:15, tra poco i primi servizi, andremo a rivisitare quello che è successo venerdì all'Adriatico Giovanni Cornacchia tra Pescara e Frosinone, e poi anche le formazioni soprattutto di Vicenza Teramo, che è stato per scendere in campo alle 18:30. Ricordiamo che nel Teramo mancano Amadio e Barbuti. Alba Adriatica, Angolana, Acqua e Sapone, Miglianico, Penne, Paterno e Torrese in testa con 4 punti, dunque nessuna squadra a punteggio pieno. Questa è un po' la curiosità del campionato di eccellenza dopo due giornate. Poi Montorio, Capistrello, San Buceto 3 punti, Martinsicuro e River Chieti 2, Giulianova, Cupello, San Salvo, Spoltore e Chieti 1 punto. Chiude la Miternina ancora al palo con 0 punti, dunque nessun punto per la formazione aquilana Miternina dopo due giornate dall'inizio del torneo. Allora sono le 18:15, abbiamo ancora tempo prima di collegarci con Paolo Durante, andiamo a rivisitare quello che è successo all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Venerdì un pari rocambolesco per il Pescara, il Frosinone si è dimostrato sicuramente squadra di spessore, squadra che reciterà un ruolo di primissimo piano nel campionato di Serie B, come del resto è stato lo scorso anno, una Serie A sfumata proprio quasi all'ultimo respiro. Il Frosinone ha cambiato pochissimo quest'anno, tra l'altro ha innervato il suo attacco con l'ingaggio di Camillo Ciano, che è stato venerdì scorso il migliore in campo, dall'altra parte strepitoso Stefano Pettinari, autore di una tripletta, la seconda in appena tre partite. Vediamo.
tutto e il contrario di tutto, da 3-0 a 3-3. A fine primo tempo sembrava fatta, almeno il punteggio diceva questo, uno scarto ampio, netto, non propriamente zemaniano, ma Pescara micidiale in contropiede con tre legni, in totale saranno quattro, colpiti però dalla Frosinone che non si scoraggia e completa la rimonta nella ripresa. Tanti errori, sviste arbitrali, l'azione della 2-0 viziata dal fuorigioco di Del Sole, la punizione inesistente da cui nasce il 3-1 firmato da Ciano, il rigore negato a Baez sul 3-3, calcione di Gori, e subito dopo l'errata segnalazione di offside a Ciofani tenuto in gioco da Perrotta. Pazzesco non aver vinto questa partita, il commento di Moreno Longo, tecnico dei Ciociari, cui Zeman risponde così. È vero che il primo gol nostro è su fuorigioco, secondo è vero che c'era rigore a favore nostro, è vero che la punizione di Ciano non era punizione perché è intervento pulito. Tanti errori da una parte all'altra, però 18 falli fiscati a noi e 6 a loro, per me non, in una partita giocata anche sui contrasti, non corrisponde a quello che è successo sul campo. La partita inopinatamente esclusa a Perugia, Crescenzi si riprende la fascia destra, Zampano in panchina, sorpresa, conferma per Koulibaly a centrocampo, davanti torna Del Sole con Pettinari, punta vertice e Benalì, per contro Longo schiera Gori in mediana, Beghetto esterno, sono le due novità sostanziali rispetto all'11 che ha battuto la Cittadella, 3-5-1-1, davanti Ciano al ridosso del temutissimo ex Daniel Ciofani, cresciuto nel Pescara ma consacratosi in terra ciociara. Pronti via, terzo minuto, capovolgimento fulmineo con i tempi giusti da Brugman a Benalì che vede e serve al rimorchio Del Sole, invito in mezzo, Bardi devia ma non basta, Pettinari che aveva scaricato e seguito l'azione non perdona, 1-0 Pescara, quarto gol in tre partite per l'attaccante romano, immediata la reazione ospite, tracciante di Ciano, decisivo Pigliacelli col prezioso ausilio del palo, i ciociari insistono, l'ex Ciofani si procura con una finta lo spazio giusto per la conclusione frustrata da Pigliacelli. 12esimo, secondo palo della Frosinone, ma sempre determinante l'estremo biancazzurro, altro ex della contesa, sulla punizione a giro calciata da Ciano. Il Frosinone fa collezione di legni. 25esimo, corner di Ciano completamente a vuoto a Pigliacelli, testa di Ariaudo, Mazzotta devia con la spalla, traversa senza dubbio sfortunato l'11 di Longo, si infortuna Paganini, al suo posto Frara, costretto ad adattarsi sulla corsia laterale. Biancazzurri spietati, Koulibaly per Del Sole in posizione di fuorigioco, serie di finte d'assist che Pettinari sfrutta da par suo. 39esimo, Pescara 2, Frosinone 0, quinto sigillo stagionale per il classe 92 che dice a Del Sole il merito è tutto tuo. Al 45esimo il tris, Mazzotta mette in mezzo, contrasto Ariaudo Pettinari, l'attaccante sebbene strattonato si rialza e trafigge in diagonale Bardi, tripletta d'autore, la seconda in campionato in appena tre partite, pazzesco. Il Frosinone non demorde, avvio di ripresa, sponda di Daniel Ciofani, sinistro di San Marco, vola Pigliacelli, ennesimo legno, traversa Ciano a porta vuota, solo esterno della rete. Al decimo gli ospiti accorciano, in realtà punizione inesistente, Proietti tocca nettamente il pallone, capolavoro di Camillo Ciano, piazzato magistrale, nulla da fare per Pigliacelli. C'è poca gamba, il Pescara si disunisce, specie in mediana, di conseguenza difesa in difficoltà, passano 5 minuti, un tocco e via, Ciano, San Marco, Ciano, gran sinistro, 3-2, doppietta per il fantasista, il migliore in campo, il Frosinone torna prepotentemente in partita, 26esimo, Baez per Benalì, 30 secondi più tardi, da Ciano a Daniel Ciofani, coda in ritardo sì, ma il sinistro ad incrociare dell'ex biancazzurro è qualcosa di strepitoso. Gol da urlo, aggancio perfezionato, 3-3. Carraro rileva Proietti, Sacchi ignora un penalty evidente su Baez, dall'altra parte mal supportato dal primo assistente De Troia di Termoli, ferma Ciofani tenuto in gioco da Perrotta, sempre senza immagini Ariaudo spreca l'impossibile trasformandosi in difensore biancazzurro, Pescara insomma in palese affanno, per fortuna non accade altro, finisce 3-3, paradossalmente un punto guadagnato.
Eh già, proprio un punto guadagnato paradossalmente per come si era messa la partita, 3-0 al termine del primo tempo, un Pescara cinico spietato, un Pescara poco zemagnano, ma una percentuale realizzativa pazzesca, perché tutto quello che ha creato fino a questo momento nelle prime tre giornate ha trasformato in gol la squadra di Zeman. Ci sono degli equilibri da studiare meglio, soprattutto in fase di non possesso, ma anche le scelte operate da Zeman in corso d'opera sono sembrate tutt'altro che illuminate, soprattutto la catena di sinistra con Mazzotta, Brugman e Benalì. Chi difende lì? Non difende nessuno, bisognava fare qualcosa in più, non è stato fatto, però alla fine insomma arriva a questo punto, un punto, ripetiamo, guadagnato paradossalmente, perché il Frosinone davvero nel secondo tempo ha messo paura al Pescara, un gol annullato a Ciofani, è vero c'era anche un rigore per il Pescara, insomma la terna arbitrale non è stata affatto impeccabile, anche Ariaudo che si è trasformato in un difensore del Pescara, ha praticamente ricacciato il pallone dalla porta con Pigliacelli battuto, tutte immagini che purtroppo non abbiamo potuto inserire nel servizio per motivi indipendenti dalla nostra volontà. Sabato c'è Salernitana-Pescara, inizio ore 15, la Salernitana che ha fatto registrare la prima sconfitta in questo campionato, ieri sul terreno del Carpi, la rivelazione delle prime tre giornate, ha deciso Malcore con un grandissimo gol, un classe 93 che ha giocato anche in Abruzzo, appena tre presenze in realtà nella stagione 2013-2014, quindi da gennaio 2014 a giugno 2014 nel Chieti in Serie C2. Insomma, questo ragazzo ha già fatto due gol in tre partite e soprattutto ha realizzato un gol molto bello contro la Salernitana al volo. State vedendo tutti i gol della B, i gol che hanno caratterizzato la terza giornata di andata del campionato cadetto. In Serie A Benevento Torino siamo al 16° minuto e il primo posticipo del massimo campionato, 0-0 il parziale appunto tra la squadra di Marco Baroni e l'11 Granata allenato da Siniša Mihajlović. Questa sera alle 20:45 si chiuderà il programma della terza giornata con il confronto tra Bologna e Napoli. Spicca la batosta subita dal Milan sul terreno della Lazio, 4-1 il verdetto finale, con una tripletta di Ciro Immobile che sta attraversando un momento magico di forma, confermato anche in nazionale, grande protagonista della stagione 2011-2012 proprio con il Pescara, nel Pescara di Zeman. Ancora fasi della partita Benevento-Torino, siamo agli inizi con il Torino che continua ad attaccare, ci ha provato Ljajic, il pallone, il tiro sporcato è stato bloccato da Cragno, il portiere del Benevento, ma attenzione perché il Benevento si riversa nella metà campo del Torino, stiamo poi in telecronaca, ma il pallone praticamente viene riconquistato dai difensori Granata, ci aveva provato Coda, ex giocatore della Salernitana, Salernitana che è cambiata tantissimo rispetto allo scorso anno, non c'è più Coda, c'è però Boccalon, autore di una doppietta lunedì nel posticipo contro la Ternana allo stadio Arechi di Salerno, Ternana sempre in vantaggio, la Salernitana è stata costretta sempre a recuperare lunedì scorso nel posticipo della seconda giornata, Riccardo Boccalon, classe 89, si è messo in evidenza con una splendida doppietta, soprattutto il primo gol è stato di pregevole fattura. Anche la Ternana, tornando al campionato di Serie B, è una rivelazione di questo avvio, perché la Ternana è stata completamente rifatta, affidata tra l'altro a un nuovo allenatore, Pocheschi, che lo scorso anno allenava l'unico sano Fondi, squadra di Serie C con cui ha centrato anche il piazzamento playoff, sono praticamente cambiati quasi tutti i giocatori. Ternana che ieri ha battuto il Cesena 1-0, Cesena che ha fatto registrare un avvio stentato in questo campionato, soltanto un punto in tre partite, la Ternana invece sta facendo molto bene, due pareggi e una vittoria nelle prime tre partite di campionato, dunque quota 5 per la squadra umbra che ha cambiato anche proprietà in estate. Staremo a vedere, il campionato è sfibrante, lungo, non si possono esprimere giudizi definitivi e perentori anche per quanto riguarda il Pescara, aspettiamo qualche altra giornata, però è chiaro che bisognerà fare qualcosa, bisognerà registrare qualche meccanismo soprattutto in fase di non possesso. Sono le 18:25, stanno per scendere in campo Vicenza e Teramo, partita molto importante per la squadra biancorossa, c'è curiosità dopo l'ottimo esordio, il prezioso pari centrato proprio all'ultimo respiro a Pordenone, a Portogruaro, campo neutro
neutro contro la matricola Mestre. Gran gol di Bacio Terracino, che scenderà in campo oggi dal primo minuto. Assenti Amadio e Barbuti per infortunio, ma per le formazioni ufficiali ci colleghiamo al telefono col nostro Paolo Durante. Paolo. Buonasera Massimo, a te e ai nostri telespettatori. Dici bene, è un Teramo che contro il Vicenza neo retrocesso dalla Serie B, che ha conservato gran parte dell'intelaiatura, che dunque vuole subito ritornare nella serie cadetta, ha poco o nulla da perdere, nel senso che comunque giocherà la sua partita contro un avversario molto forte. Intanto ti do una notizia, perché visto che mezza Italia è sott'acqua, dalle immagini che noi stiamo vedendo a Vicenza, almeno fino a questo momento, non piove, quindi il campo comunque è piovuto prima, è abbastanza pesante, però in questo momento non c'è pioggia. E la terza giornata del campionato, in realtà per il Teramo è la seconda, perché domenica scorsa la formazione biancorossa ha osservato un turno di riposo, il programmato turno di riposo. Per quel che riguarda le formazioni, il Vicenza schierato da Colombo con, secondo i canoni del 4-3-3, Valentini in porta, a presidio Malomo, Crescenzi, Milesi e Beruatto, a centrocampo Bangu, Romizzi e Alini, e in avanti c'è il tridente che davvero fa paura, di categoria superiore, De Giorgio che è anche il capo cannoniere con 3 reti in 2 giornate, anche se 2 sono arrivate grazie a calci di rigore, e poi Ferrari e Giacomelli. Il Teramo risponde con questo 4-3-3 schierato da Asta, Calore in porta e poi Ventola, Caidi, Speranza e Sales. Dunque Sales che ha vinto il ballottaggio sulla fascia sinistra della difesa con Pietrantonio, che aveva giocato la prima partita a Porto Gruaro contro il Mestre. A centrocampo Varas, De Grazia e Ilari, e poi, come dicevi tu, dal primo minuto Bacio Terracino, Foggia e Tulli, che sono lì pronti a dare fastidio alla difesa del Vicenza. Particolare curioso, si tratta anche di una sfida a tinte bianco-rosse, visto e considerato che entrambe le formazioni e i colori sociali sono gli stessi. Si gioca di fronte a circa 7-8 mila spettatori. Pensate che ieri è chiusa la campagna abbonamenti del Vicenza con oltre 6.100 tessere vendute. Davvero appunto questo dimostra quanto i sostenitori siano vicini a questa squadra, che a punteggio pieno dopo 2 giornate comanda il campionato. Sì. Dopo 2 giornate. Ti volevo chiedere, sì. Intanto insomma c'è da sottolineare che è stato confermato De Grazia davanti alla difesa. De Grazia che sì. è una mezzala, no? L'abbiamo tutti sì, conosciuto in realtà, come mezzala. Sì. Che però si è adattato benissimo a questo nuovo ruolo, tant'è che è stato tra i migliori non solo nella prima giornata di campionato, ma anche in Coppa Italia, perché ci aveva già giocato. Insomma, l'assenza di Amadio si sta protraendo da diverse settimane, però non lo sta facendo rimpiangere De Grazia in quel ruolo, mi pare di capire. Sicuramente no, anche perché lui in settimana gli è stato chiesto proprio questo, che lui il suo ruolo naturale è quello di mezzala. Infatti proprio nella partita di Sordio è stato quasi un attaccante aggiunto, ci ha provato diverse volte con alcuni tiri anche dal limite dell'area De Grazia, questo proprio a dimostrazione che è un giocatore che vede anche la porta, gioca sicuramente un po' più avanti rispetto al ruolo attuale. Un altro particolare curioso, è la prima volta che le due squadre si affrontano, o meglio che anche il Teramo gioca al Menti, uno stadio appunto molto importante. Prime convocazioni, guardando anche il resto delle formazioni, per gli ultimi arrivati in casa del Teramo: Sumare e Mancini. Dunque questo è anche un altro particolare. Sì. Poi tra l'altro no, c'è un'altra sì. curiosità, se vogliamo, perché stavo leggendo lo staff tecnico del Vicenza. Vabbè, Alberto Colombo è stato un buon giocatore, diciamo così, di BC, è un 74, il suo più stretto collaboratore, il suo vice, come viene definito in gergo, è Antonino Praticò. No, te lo volevo dire Paolo, perché Antonino Praticò insomma ha giocato nel sì. Pescara nel 94-95, è stato un difensore in quella stagione, lo ricordo perfettamente, poi ha militato anche nel Vicenza da calciatore, era un difensore roccioso, un difensore centrale. Sì.
sì, benissimo, per queste tue ovviamente delucidazioni e spiegazioni. Sicuramente la partita sta per aver inizio, credo di non aver ricordato l'arbitro, si tratta di De Santis di Lecce, che tra pochi secondi darà il via calcio d'inizio in favore dei padroni di casa, che giocano con la consueta casacca bianco-rossa. Il Teramo invece, essendo squadra ospite, gioca con un completo blu, un completo inedito, se vogliamo, è la seconda maglia, quella proprio da trasferta. Ecco, la vigilia di questa partita, Paolo, ha ostentato sicurezza Antonino Asta, no? Ho letto le sue dichiarazioni, non l'ho sentita ma l'ho letta, ha detto: noi abbiamo la possibilità di fare male al Vicenza, di fare risultato, perché conosco sinteticamente i punti deboli, insomma, della squadra veneta. Mi è sembrato molto sicuro di sé, Asta. Beh, diciamo che ovviamente lui da allenatore non può che in qualche modo stimolare anche i suoi ragazzi, perché nessuna partita, tutte le partite partono dallo 0-0, e quindi sicuramente c'è possibilità anche per il Teramo di mettere in difficoltà una squadra forte e blasonata come il Vicenza. Naturalmente poi sarà sempre il campo a dire se sarà così, anche perché il Vicenza è vero che ha vinto le due partite contro Gubbio e Modena, per esempio a Modena era andato sotto, quindi voglio dire, in difesa sicuramente non ha una difesa imperforabile, anche se lì in attacco, come abbiamo ricordato prima, Ferrari, Giacomelli e De Giorgio davvero fanno paura, insomma, senza considerare ad esempio che c'è Comi in panchina, quindi voglio dire, sicuramente le alternative a Colombo. Beh, un attacco di spessore. Tra l'altro il tridente, no? Tutti e tre i giocatori hanno militato in Abruzzo, Giacomelli nel Pescara, De Giorgio nel Giulianova e Nicola Ferrari nel Lanciano. Quindi c'è anche un pizzico, diciamo così, di Abruzzo nel tridente d'attacco del Vicenza. Allora, va bene, noi ci fermiamo qui, anche perché credo che la partita sia iniziata. Sì, è iniziata da un minuto e mezzo, naturalmente 0-0 il risultato. Perfetto, non ci sono cose da segnalare, mi pare, no? Una fase di studio, come sempre. È una fase di studio, sì. Benissimo, grazie a Paolo Durante, buon lavoro. Naturalmente il servizio nel corso della domenica sportiva, si sta giocando a Benevento, uno dei due posticipi del massimo campionato, iniziato alle 18, siamo al 27esimo, 0-0 tra Benevento e Torino, mentre è appena cominciato il secondo tempo tra Parma e Brescia, il primo dei due posticipi del campionato di Serie B, Parma-Brescia 0-0 al primo minuto della ripresa. Domani Cittadella Perugia alle ore 20:30, chiudere il programma della terza giornata. Anzi, ne approfittiamo per far rivedere, la classifica del campionato di Serie B. Naturalmente 3-3 il big match tra Palermo ed Empoli, l'Empoli che ha pareggiato al 49esimo con Ciccio Caputo, uno dei giocatori più importanti di questa Serie B. Però, insomma, la classifica è capeggiata da un certo Stefano Pettinari, che sta vivendo un inizio di stagione davvero da sogno. Stefano Pettinari, 6 gol, 2 triplette alla prima e alla terza giornata, dunque in appena 3 giornate 2 triplette per questo giocatore classe 1992, che ha fatto registrare il miglior score personale a Crotone nel 2013-2014, segnando 9 gol, quindi praticamente è quasi arrivato al suo record personale. Stefano Pettinari, 6 gol nelle prime 3 giornate con 2 triplette. Questa è la classifica del campionato di Serie B. Beh, insomma, la rivelazione di questo avvio, anche se il campionato è lunghissimo e sfibrante, non si possono fare previsioni, è il Carpi che ha perso tanti pezzi importanti nel mercato estivo, è stato affidato a un giovane allenatore, Antonio Calabro, che ha fatto bene, come ho già ripetuto poc'anzi, nella Virtus Francavilla, squadra di Serie C lo scorso anno, quinto posto, piazzamento playoff. Virtus Francavilla che quest'anno ha affidato la sua guida tecnica a Gaetano D'Agostino, ex grande giocatore, tra le tante squadre ha militato anche nel Pescara nel 2012-2013, insomma il Carpi da seguire, però siamo solo agli inizi, vietato fare previsioni, un fatto è certo, il Carpi è la sorpresa insieme con la Ternana di questo avvio di stagione. Sono le 18:35, lo speciale, diciamo così, riepilogativo della giornata sin qui trascorsa termina qui. Grazie per l'attenzione e naturalmente buona domenica.
Oh.